Buongiorno Ninja da Tavola e benvenuti in un nuovo video, ovviamente benvenuti in una nuova challenge. Vi è mai capitato di prendere l'aereo per fare uno spuntino? A me sì, perché oggi sono volato dal mio Veneto in Sardegna in una bellinoteca gourmet chiamata Spuntino appunto. No Thomas, ti correggo, Spuntino. Ti correggo io? Lo spuntino. No, ti ricorrego io, su Spuntino. Vabbè, dialettica a parte, oggi mi trovo qui col titolare di questo posto, Marco, il quale oltre a parlarmi di questo nuovo locale mi consiglierà anche cosa mangiare oggi, giusto Marco? Esattamente, innanzitutto benvenuto nel nostro locale, caro Thomas. Innanzitutto voglio ricordare a tutti che ci troviamo a Cagliari, via Dante Alighieri numero 68. Noi siamo aperti dal 2016 e abbiamo sempre lavorato con la filosofia di utilizzare i prodotti a chilometro zero. Il nostro menù vanta più di 50 panini diversi e abbiamo 7 tipi di carne diverse: il manzo, il cavallo, la scotona, l'angus, la pecora, il cinghiale e la salsiccia fresca di maiale. E avendo tutte queste tipologie di carne, ti ho invitato oggi per provarle tutte in un nuovo menù chiamato Meat Experience. Meat Experience semmai, agiti a parte! Come mai scelto di chiamare così questo nuovo menù, Marco? Perché voglio proporti i nostri 8 panini con 7 tipi di carne diverse. Quindi vuoi dirmi che questo menù vanta la bellezza di 8 panini? Esattamente, caro Thomas. E tu mi hai invitato fino qui in Sardegna per mangiare 8 mise di panini? Insomma, quello che pesa meno pesa 500 grammi. E quello che pesa di più? Supera nettamente gli 800. Pensi di farcela? Non lo so, ma per scoprire andiamo a sederci sul mio trono di battaglia, dove proverò a smantellare tutti gli 8 panini di questo nuovo menù chiamato Meat Experience. Ed eccomi qua, ancora una volta sul mio trono di battaglia, questa volta fuori casa, pronto per una nuova food challenge. E ninja da tavola, qui di fronte a me abbiamo il primo panino degli 8 panini che andrò a mangiare oggi. Me lo descrivi molto gentilmente, Marco? Allora, abbiamo un American Burger composto da hamburger di manzo da 220 grammi, patate waffle fritte, anelli di cipolla fritti, insalata verde, formaggio cheddar fuso, salsa barbecue e salsa cheddar. Che ovviamente accompagnerò per l'occasione, dato che sono in Sardegna, con una Ichnusa. So refreshing! E prima di mordere il primo panino, come sempre vi lascio le calorie totali e valori nutrizionali totali di questo nuovo Experience Meat proprio qui di fianco a me, così che possiate vedere quanto calorifica è questa nuova food challenge. E come sempre, prima di cominciare, tassativo, ninja da tavola, ed eccomi pronto per andare ad affrontare una nuova challenge. Questo è solo il primo panino degli 8 che andrò a gustare nel percorso culinario di oggi, studiato appositamente da Spuntino, dove avrò l'occasione di provare 8 diverse tipologie di carne tipiche sarde. Come sempre ho condiviso anche questa mia challenge in Instagram, quindi ninja da tavola, se ancora non mi seguite in questo social network iniziate a farlo fin da subito, mi trovate con il nome VGThomas1987, come potete leggere qui sopra, e fatelo ninja! Buonanotte, fatelo! Ultima prassi, solo la più importante, è quella di ricordarvi di non replicare le mie pazze challenge a casa, quindi ninja da tavola, don't practice at home, perché potrebbe essere veramente pericoloso per la vostra salute. Marco, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, Thomas, togliti quella maglia che stona, prenditi questa. Grazie mille, vabbè, allora via la mia maglia, marchiata My Protein, tanto per ricordare. E su questa nuova maglia di su Spuntino, appunto. E per vedere quanto tempo mi ruberà questa challenge per essere distrutta, come sempre, ho il mio timer, quindi inizio la tavola, 3, 2, 1, timer partito. Questa devo schiacciarla? Sì. E allora schiacciamola. Fatto il vaccino e primo morso di questa nuova food challenge. OMG! Amazing! Veramente fenomenale! Guardate che spettacolo! Super succoso! Complimenti anche per la carne, eh! Una combinazione di sapori esplosiva. No, veramente fenomenale comunque, Marco, eh? Complimenti, porca miseria. Hai detto che questo è uno dei panini più leggeri? Esattamente. Porca miseria! E vi posso garantire che peso? E comunque sì, siamo partiti col classico, ovvero il manzo. Anelli di cipolla, in Veneto anei de shoea. Ma che cheddar usate? Utilizziamo una cottura a panno maria e lo fondiamo. Infatti sento che è molto più gustoso.
Questo panino merita un sacco. Posso dare tranquillamente un 9. Ultimo morso. E il primo panino è andato. Buttiamo con la siringa. Ecco Thomas, il secondo panino. Questo si chiama Sugar Pidanu, con hamburger di pecora da 200 grammi, ha 2 pomodori di patate e mente pecorino, sugo della nonna e grana scaglie. Grazie mille Marco! Buon appetito! E andiamo a provare questo secondo panino. Guardate che spettacolo di Focus! Senti quei video su Ninja Tavola! Scommetto di sì! OMG! Amazing! Questo è ancora più buono! Cosa sono questi, hai detto? Pulugioni di patate e mente pecorino. Sono fenomenali! Fatti in casa! Esatto. Questo ha un gusto veramente particolare. Mamma la carne che buona! È fenomenale! Mamma che piccantezza! Straordinaria! E guardate la cottura! E l'hamburger di pecora è tipica sarda, giusto? Esattamente. Mi ricorda la mia posizione preferita. Che simpatico che sono. Mamma, mi sto innamorando della carne di pecora, veramente. Allora, voglio riuscire a pronunciare la pronuncia giusta. Come si chiamano, hai detto? Culur Jonis. Culur Jonis. Culur Jonis. Culur Jonis. Esatto. Ci sono arrivato. Allora, il panino precedente mi ricordava un po' il fast food, ma in senso buono, perché era veramente buono, stratosferico i sapori. Questo invece è un po' più gourmet. Questo mi piace ancora di più però, eh. Sa la carne di pecora, che è pure speziata quanto vedo. Aglio, prezzemolo e pomodoro secco. Tanta roba. Ultimo morso del secondo panino e viva la Sardegna! Grazie dell'applauso. E attendiamo il secondo panino! Volevo dire, il terzo panino! Eccoci caro Thomas, questo è il tuo terzo panino. Qua abbiamo Kossu Burger, hamburger di cinghiale da 200 grammi, pulled pork, melanzane fritte, pomodoro a fette, provola fumicata fusa, insalata verde e salsa barbecue. Kossu Burger, che vorrebbe dire in italiano? È un cognome sardo. Vabbè. Buon appetito. Andiamo con questo Kossu Burger. Se riesco a gestirlo. OMG, è un declino di sapori, anzi declino negativo. Sì. Come si dice nel modo positivo? Una goduria. Una goduria di sapori, ma in aumento, ecco. Questo è veramente fantastico. La carne si fonde alla grande sia con i pomodori che con le melanzane che con il formaggio fuso. Questo scende come l'olio. Cioè, guardate che succosità, fantastico. Questa è carne di coccodrillo, hai detto? No, di cinghiale. Scherzavo. Questa carne per ora va alla seconda posizione. Perché nel primo posto resta appunto la pecora. Ma andiamo dire, mi siete la camera B? Guardate che bella la bandiera della Sardegna. Questo va alla seconda posizione, l'ho già detto, ma ve lo ridico. Perso la calorie e recuperata. Ultimo pezzetto. E anche il cinghiale è andato. E vediamo quale sarà la prossima carne. Ecco caro Thomas, col tuo quarto panino, si chiama Suprepotenti. Qua abbiamo un hamburger di Angus da 200 grammi con insalata verde, patatine fritte rosti twist, fiori di zucca, pastellati e fritti, burrata, pesto, bacon croccante e maionese al bacon. Il nome è una garanzia di sicuro, guardate che roba! Buon grazie mattina. Mille, porca miseria! Marco, mi stai ammazzando? Guardate che spettacolo, esplosa la testa! OMG, stratosferico! Questo è veramente fenomenale! Sarà perché c'è la burrata
e anche la patata. Ora morso l'angus, tanta tanta roba. Esplosivo e mega zozzo. E come potete vedere appunto all'interno c'è anche il pesto. No, ma che buone anche le patate. Ma fate anche fritti qui. Sì, sì, soprattutto anche. Poi abbiamo utilizzato le rustic twist, sarebbero quelle leggermente ondulate con la buccia. Quelle che piacciono a me. Perché le patate con la buccia sono un po' come le donne degli anni 80. L'avete capito? Quindi dopo questa, voi che team siete? Preferite la patata con la buccia o quella senza buccia? Commentatemi i commenti qui sotto e fatemi sapere perché sono veramente curioso! Marco, posso avere i fazzoletti? Assolutamente, sì, perché mi sto sporcando. E forse un po' troppo. Ecco caro, ti do direttamente. Porca miseria! Questo mi servirà anche più tardi, non so se mi spiego. E proseguiamo. Quarto panino. E siamo a metà percorso culinario. Eccoci Thomas con il tuo quinto panino. Questo panino si chiama l'Imperatore, un hamburger di scottona da 220 grammi, formaggio cheddar fuso, mozzarella di bufala, insalata verde, pomodoro, patate, rustic twist e con croccante e salsa rosa. Mi spieghi la differenza fra scottona e manzo normale? Allora, che il manzo è comunque sia un manzo adulto, invece la scottona non è nient'altro che un manzo che ha meno di 2 anni e non è mai stata ingravidata ed è femmina. E chi la ingravida? Il manzone. No, va in galera. Buon appetito. Grazie mille. E andiamo con questo nuovo super gigante mega panino. OMG, che botta di esplosivo di sapori. Questo è ancora più zozzo. Mamma mia. Guardate che roba, porca miseria. Allora, il gusto di questo mi ricorda il primo che ho mangiato. Però fra il primo in questione e questo, scelgo il primo. Allora, il bello di questi panini è che hanno un'esplosività di sapori che mi permette di mangiarli in pochissimo tempo. Il brutto è che con 3-7 panini, porca miseria, sono veramente giganteschi. Ma allo stesso tempo, buoni che mai. Mio Dio, inizio a essere sazio, eh? Siamo solo al quinto panino. Tuo pezzo. Pulizie primaverili. Anche se siamo in inverno inoltrato. E aspettiamo il sesto panino. Ecco caro, qua abbiamo il tuo sesto panino. Questo si chiama il cavallo di Troia. Hamburger di cavallo da 220 grammi, funghi porcini, peperoni grigliati, provola affumicata, anelli di cipolla, crocchette di patate, maionese al pomodoro secco e salsa boscaiola. Come mai cavallo di Troia? Vabbè, perché una Troia è gigante. Vedo, porca miseria, anche perché c'è il cavallo, appunto. Buon appetito. Grazie mille. E andiamo col cavallo di Troia. Piccolo, pardoni. OMG! Amazing! Questo è fenomenale! Questo mi sa che va alla prima posizione, eh? Mio Dio! La carne si scioglie in bocca e la crema si sposa alla grande. Guardate che roba! Crocchè di patate, giusto? Esatto. Dio mio, sono belli potenti! Maledette le troie! Passiamo agli amici della telecamera B con questo bel focus!
In genere, Marco, tu compagni i tuoi panini con i fritti? Sì, sì, di solito sì. Beh, sappi che non occorre perché ci metti veramente un sacco di fritti all'interno. È difficile civilizzarsi, eh? Sta qui a pulirsi le mani di volta. Allora, solo per farvi vedere la qualità della carne, cioè guardate. Beh, è favolosa. Ultimo bite. E sesto panino andato. Rifill di birra. E settimo panino in attesa. Ah, so refreshing. Eccoci caro al settimo panino. Questa è una delle nostre migliori specialità. Si chiama Susardo ed è fatto con salsiccia fresca di maiale alla piastra, patatine fritte sticche, insalata verde, pomodoro a fette, cipolla bianca alla piastra, scaglie di pecorino e maionese. E mi sa che questo sarà uno di quelli più pesanti? Diciamo di sì, conto come ho detto, ma... Porca miseria, è solo il settimo. Grazie mille. Taste test e andiamo. Scusate. Questo è bello gordo. Mio Dio! Questo è buono, buono come ora, mi distruggerà. Cioè, guardate che c'è fatta. Ma sai, Marco, che più lo mordo più diventa leggero. Ormai è lo stomaco di realtà. No, diciamo che oramai mi sto abituando troppo al gusto della Sardegna, forse. Ah, o no. Di spuntino. Se ti vuoi trasferire. Potrei anche trasferirmi, il problema è che diventerei un obeso nel giro di poco tempo. No, un po' come Zolino. Un po' come chi? Come Zolino, come me. Ah, ti chiami Zolino? Sì. E perché Zolino? Perché è il soprannome, diciamo, che me l'ha dato. Ah, ok. Allora vai con Zolino. E comunque Marco, a salsiccia e maschio è sempre la meglio. È troppo pieno che ho visto. Quanto pesa la salsiccia? No, ma solo per veneti, comunque è un complimento. Grazie. Ma una domanda, spuntino comunque è dialettica sarda? No, su spuntino è scorretto, perché lo spuntino in sardo si dice su smorzo, però noi per semplificare e per farci capire anche, diciamo, tra virgolette, dal continentale, da chi è italiano, allora abbiamo cominciato a chiamarlo su spuntino. Ho capito, e un'altra domanda, ma tu chiami i tuoi panini spuntino? Ti sembra normale? È una fregatura. Porca miseria, altro che spuntino, questa è una cena dopo Natale? Dopo Natale, durante Natale, scusate. Ultimo pezzettino. Oh mio Dio, inizio a essere leggermente troppo pieno. Attendiamo l'ultimo panino. Eccoci qua, Thomas, con l'ottavo e ultimo panino. Questo è il rombo di tuono. Rombo di ambulanza semmai, porca miseria. Chi è che se lo mangia questo? Dio santo, mi hai riempito. È pesante questo, eh. Qua abbiamo straccetti di cavallo vigorosamente al sangue, patatine fritte stick, formaggio cheddar fuso, mozzarella fritta, bacon croccante e salsa cheddar. Pensi di riuscire a finirlo tutto questo? Non lo so, ma semmai ci riuscirò, mi offro il dolce. Certo, anche due. Ci sto. Buon appetito. Grazie mille e andiamo con questo ultimo panino. Taste test. OMG, questo è burro però, eh? Favoloso. Gli straccetti sono veramente fenomenali. Faccio dei fili di birra però. Devo comunque per forza aprirlo e fare avere un bel focus. Cioè, guardate che roba. È stragordo, porca miseria. C'è di tutto, Dio santo. Sono nella pallina. Porca miseria, esploda! E penso che questo panino sia il più pesante, giusto? Sì, sì, questo pesa 800 grammi.
Porca miseria, sono in carcoma. Marco, ti dico già che se mi mettono il surplus sulla valigia, te la farò pagare a te, sia chiaro. Intendo questo bagaglio ovviamente come valigia. Torno a casa con 4 kg in più. Però di certo soddisfatto, questo è palese. Oh mio Dio, sono saturo. Troppa carne, troppi fritti. Però ripeto, tutto veramente apprezzato. E Marco, ci sono quasi. Pardonmi. E con l'ultimo boccone di panino dichiaro concluso questo nuovo percorso culinario, se non che questo nuovo menù di Suspuntini, chiamato anche Suspuntino Meat Experience. Non era concentrato Marco, per fortuna ci sono io. 60 minuti e 59 secondi. Beh, che dire Marco, devo ringraziarti di questa esperienza di carni, perché devo ammettere che ho veramente apprezzato ogni singolo boccone. Hai visto che però alla fine sono riuscito a finire tutto? Sì, però voglio solo sottolineare che quello che hai mangiato tu è solo la versione normale. Sei stato fortunato che non ti ho presentato la versione maxi. Ah, vorresti dire che quindi ho fatto brutta figura? No, diciamo che te la sei cavata. I tuoi 4 kg di cibo te li sei mangiati alla fine. Beh, allora alla fine della fiera penso di essere mi meritato il dolcetto, no? Te lo porto subito, caro. Moments later. Eccoci qua, Thomas, con i nostri dolci. Abbiamo una seada al miele. La seada è fatta con formaggio tipico sardo. E poi abbiamo dei raviolini con ricotta di pecora e scorza di limone. Quindi diciamo una sorta di dolce salato. Esattamente. La miglior combinazione del mondo. Buon proseguo. Grazie mille. Allora parto con il seado. Sì, prima con la seada. Ah, seado, ho capito, seado. OMG! Amazing! Però veramente ciofo che questo, porca miseria! Mio Dio! Neanche sui dolci siete leggeri qui in Sardegna. Di solito questo dolce con cosa si accompagna? O con un pomerto o con dei filet vero. In questo caso con la birra. Bello potente questo, eh? Un dolce comunque abbastanza fit, perché non ci sono tanti zuccheri, a parte il miele. Quindi consigliato anche a chi soffre di diabete. Ma non a chi ha il colesterolo alto. Se è andata, adesso andiamo con i raviolini di ricotta di pecora con scorza di limone. Nota fruttata o aspra, ma buoni anche questi. Scarpetta con il miele. L'ultimo raviolino. L'ultimo pezzettino. E anche il dolce è andato. Non mi resta che ringraziare Marco, il titolare di Suspuntino, per avermi ospitato qui e avermi fatto provare questo nuovo menù chiamato Meat Experience. Meat Experience. Un giorno che avrò tempo ti insegnerò anche in inglese. E lo chiamo qui con me, prego Marco. Allora, caro Thomas, tu mi insegni l'inglese e io invece ti insegno il sardo. Beh, ci sta la grande. Vabbè, ad ogni modo, grazie mille per questa ospitata. Grazie mille a te, Thomas, per essere venuto. In quanto a voi, ti aspettiamo tutti a Cagliari, a Suspuntino, in via Datta 68. E non di certo per fare uno spuntino, ma forse per un pranzo di Natale, visto le quantità. Ninja alla tavola, spero che vi sia piaciuta questa nuova food challenge, o meglio ancora, esperienza culinaria a base di panini. Come sempre vi ricordo che, se volete restare con me durante la settimana, se volete vedere i miei allenamenti, se volete vedere la mia alimentazione, se volete vedere le cazzate che pubblico, se volete essere spoilerati su ogni mia challenge, iniziate a seguirmi in Instagram, mi trovate con il nome VG Thomas 1987, compito a leggere qui sopra e fatelo ninja! Fatelo! Era un po' moscio, però meglio di niente. Ninja la tavola, è arrivato il momento di chiudere il video. Noi ovviamente ci vediamo la settimana prossima, appunto con un nuovo video. E nel frattempo, stay fit e stay hungry.